2000 secondi, Baza Cast Invitational 2000 secondi. Ho dato tutto. Allora, Heavy Rain. Qualcuno chiede un secondo per l'ingresso di Nathanias. Attenzione, vediamo quello che succede. Andiamo a Allora, ci siamo, è arrivato anche Nathanias e adesso siamo tutti pronti per partire. O forse no. Devo trovare un observer. Chi può essere di questi l'observer? Attenzione, who is an observer? No, dai, sembra brutto. Va bene, aspettiamo. Perso anche lo struzzo ciugno, no? Lo struzzo ciugno c'è. Nathanias scrive GLHF. Ci dovremmo quasi essere. Ormai sembra essere tutto pronto per partire. MMI chiede ready? Ready! Go, 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 go! Alzatelo! Quello di prima era buono. Ultimo game della serata. Probabilmente in pochi avrebbero pensato che saremmo riusciti ad arrivare fin qua. E invece ci siamo all'Ace Match, perché questo Protoss, per chi non lo conoscesse, è costantemente nella Premier League del WCS America. Non è uno che scherza, è uno che vuole andare avanti, chiunque sia il suo avversario, dal Team Root Mini Gun! Nell'altro angolo invece, in basso a destra, è certamente il favorito di questa serie, ma può essere battuto, perché è successo nel game precedente. Nonostante potesse sembrare in vantaggio, il suo avversario è riuscito ad avere la meglio e adesso non può permettersi più errori. Mindsanity, Zihatsky! Questo non sono io, però mi sembra un observer perché muoveva la telecamera così. Ok, andiamo a provare a cambiare prospettiva. Dove andiamo? Andiamo lassù da Massi. Vengo qua su. Allora provo a commentare da qua su. Buonasera, buonasera. Dallo scalino. Grazie Massi. Da qua ci sta una visuale un pochino più storta. Comunque ci siamo. Minigun contro Giacchi. Chi vince va contro casse ai quarti di finale. Chi perde se ne torna a casa. Giacchi non può tornare neanche a casa perché qui pensa che sfiga ci avrebbe. Comunque va subito. Ma secondo te si muove? O si sta tutti i game a vedere Giacchi qui? Si sta così, quindi mi tocca rifare le scale. Accidenti a me. Attenzione, comunque questa è la base di Giacchi. Vediamo che succede. Magari è sfiga. Oh. Attenzione, questa è la base di Giacchi che sta facendo una caserma. Che bella visuale. Attenzione, vediamo se qui seguiamo la probe. Qui sembra si segua la probe. E siamo di nuovo da Giacchi, però sembra una camera un pochino più dinamica. Ancora non sappiamo niente di quello che sta facendo il giocatore Protoss. 18 probe per Minigun, 15 da parte di Giacchi. Sì, ci siamo, dai, questo mi sembra un pochino più stabile. Ok, si muove bene, quindi posso ritornare su. Siamo a 3 minuti e 24, suppongo, immagino, mentre la Sabrina continua a guardarmi come per dire non ne posso più, portarmi via, però non è importante, ormai questo è l'ultimo game della serata, mentre il fotografo arriva e dice: ma lui faceva il commentatore, ma che cavolo ci fa in tribuna? Non c'è più. Attenzione, va a prendere il gas, inizia a prendere il gas anche Minigun, ha solamente un estrattore, mentre parte una musica strana, rock and roll Starcraft. Continua a muoversi buono il posizionamento del pilone da parte di Minigun. In questo momento nessuno dei due ancora ha posizionato la Express. Se non sbaglio,
continua a muoversi con questo pilone molto molto particolare il giocatore del team Rutte. In questo momento siamo 1-1 tra Minigun e Giacchi, però stanno partendo il doppio reaper, sta partendo il doppio reaper da parte di Giacchi, attenzione doppio reaper da parte di Giacchi, molto molto aggressivo il giocatore dei Mindsanity in questo momento, mentre dall'altra parte è andato a posizionare anche la sua seconda exp, attenzione, è andato a mettere anche una fabbrica in questo momento, no, un'altra caserma da parte di Giacchi, attenzione, non sappiamo il numero dei lavoratori, sono 23 da parte di Minigun, non so quanti da parte di Giacchi, attenzione però il doppio reaper inizia ad attaccare, non sappiamo quante kill avrà fatto, buona la micro però da parte di Giacchi, incredibile la micro da parte di Giacchi, se perde può di là gli tira uno scapaccino, attenzione, continua a muoversi Giacchi, molto bravo in questo momento, ha fatto molte kill, attenzione un'altra kill da parte di Giacchi che continua, prova a portarsi a casa anche il Reaper, sta dando comunque molto molto fastidio il giocatore dei Mindsanity al giocatore dei Root, un giocatore coreano, un giocatore americano, continuano a muoversi questi Reaper, non mi sembra ce ne siano altri due sul campo di battaglia, non lo so di preciso quanti ce ne sono, so che continuano a saltare avanti e indietro, sopra e sotto come se fossero delle ranocchie, attenzione queste ranocchie fastidiose, grande micro ancora da parte di Giacchi, forse ha voluto fare una build di questo tipo proprio perché siamo ancora passa un'altra volta in Mineral Line, costringe a questo punto ad attivare il Photon Overcharge al suo avversario mentre siamo su Terminator, il nostro fotografo Schwarzenegger, perché se voi lo vedeste in costume rimarresti esterrefatti dalla sua muscolatura da fotografo, ha un muscolo nell'indice destro incredibile proprio perché a forza di cliccare fa delle foto fantastiche, mentre dall'altra parte sul lato destro si va a muovere in questo momento ancora con questi Reaper che sono sostanzialmente, niente, mi è venuto un parallelismo in testa ma è meglio se non lo dico, intanto attenzione, continua a creare SCB ancora Giacchi, non sappiamo di preciso quanti sono ma direi che sostanzialmente ha dato molto molto fastidio al suo avversario, attenzione, vediamo quello che succede in questo momento, continua a muoversi, prova a rimettersi in una posizione un po' più difensiva Minigun che sembra aver paura del suo avversario, in questo momento volevo prendere qualche informazione in più su quelle che sono i movimenti da parte del giocatore Terran, vediamo quelle che sono le statistiche da parte del giocatore Terran che in questo momento non si leggono, andiamo a vedere, sono 30 gli SCV da parte di Giacchi con i 32 da parte di Minigun che sta andando a creare la fabbrica robotica in questo momento, 30 Telpob, 32 SCV, ma costantemente aggressivo Giacchi che rimane anche avanti sull'Opsi in questo momento, il giocatore dei Mindsanity, mentre ecco di arrivare il fotografo più bello d'Italia, attenzione, continua, vediamo quello che succede da questa parte, Kowa è molto teso, tra un po' si è addormentato qui sulle tribune, ma è comunque contento, sei contento? Contentissimo, parecchio, ha detto parecchio, attenzione, vediamo che si muove, continua ad essere aggressivo Giacchi, va a buttare giù queste rocce, continua a muoversi in avanti, attenzione, vediamo a quello che succede, continua a muoversi in avanti ancora, vediamo che si avvicina sempre di più e sempre più vicino Giacchi forse aspetta lo steampack, sta aspettando lo steampack e lo scudo, attenzione perché è veramente poco, ha il laboratore robotico ma ovviamente ancora non ha neanche un colosso, perché è partito il lololol non si sa, infatti se lo sta chiedendo anche Pippo e lo va a togliere, attenzione Giacchi avanza, Giacchi e in questo momento arriva lo steampack che arriva molto aggressivo, grandi force feed però da parte di Minigun che però potrebbe perdere la seconda, attenzione si è arrabbiato Giacchi, attenzione grande micro da parte del giocatore di Mindsanity che adesso si è veramente arrabbiato e prova a fare più danni possibile, guardate che steampack, vorrei premere M per vedere le APM, se qualcuno può premere M, Michele già che sei lì, premi M, si guarda la APM, ecco, oh bella la vita così 3-12 contro, perché non si vedano noi? Ah ok, non ti preoccupare, grazie, vi ricordo anche che potete attivare Windows passando alle impostazioni del PC, comunque questo bello, si è fatto tutto lo streaming in questo modo, mi sembra molto professional, attenzione, continua Giacchi, però deve fare veloce perché sta per arrivare il colosso, questo è il momento in cui si decide la partita, probabilmente steampacca di cattiveria, adesso steampacca inizia ad andare avanti e indietro, attenzione arriva il colosso, deve micrarci subito su quel colosso, potrebbe cadere il colosso, Giacchi si è arrabbiato, Giacchi potrebbe andare a prendersi il game, sembra non volersi fermare ed arriva il GG!